passati per me, e che è un autore che io adoro e non pensavo potesse scrivere un pezzo per me, invece lui mi piace molto la mia voce e ha scritto. Sì, abbiamo molto chiacchierato, io l'ho invitato a pranzo perché ci tenevo che questo disco venisse fuori in maniera, sai, non è che ti mando una mail, tu mi rimandi una mail, perché ho freddino, non ho di lavorare oggi, invece sono abbastanza sanguigna. Lui sì, in qualche modo dopo questa chiacchierata ha scritto questa canzone dove io gliel'ho proprio chiesto, dico, ma questa canzone parla di me? Lui mi ha detto, cioè sì, parla di un tuo modo di essere che può essere anche però accostato a molte persone della tua età. Cioè lui parla di una ragazza che ha le sue idee, che ha preso le sue fregature, che però nonostante tutto dice io voglio andare avanti, perché rinunciare a se stessi, perché ci sono poi delle dinamiche più grandi di noi che ci sono, che sono ovunque ed è normale che ci siano, insomma, è importante non rinunciare del pezzo di noi stessi, è importante mantenerlo però con la coscienza di quello che abbiamo intorno. Infatti, insomma, l'idealismo di cui parla Vossari all'interno di questo pezzo è un idealismo profondamente cosciente, perché dice, vabbè, no, io questa della va benissimo, però io mi siedo in fondo. Io in realtà sono sempre stata un outsider, perché un po' per carattere e un po' perché seguo molto la mia strada nel bene e nel male. Mi piace perdere con le mie carte e vincere con le mie carte quando mi succede. Quanto riguarda The Voice, beh, la parte più bella è stata lavorare con i ragazzi. E certo che ho rapporti con loro, perché due lavorano con me, sono i miei turisti. Marcella Cipucani, che ha partecipato alla prima edizione, e Gregorio Renda, che ha partecipato